Ciao a tutti amici di Franchino il criminale. Chi è Franchino il criminale? Sono io Franchino il criminale. Ogni volta dobbiamo fare questa storia. Mi hai scoperto tu? No, ma io mi hai scoperto la vecchiaia, io mi dimentico. Tra demenza da pugile e demenza senile. Franchino l'ho inventato io sono tipo Pippo Baudo. Che palle, ma manco lo sanno. Perché Franchino l'ho inventato io, ragazzi. E io però ti ho fatto diventare ricco. Perché ricco. Quando mi hai conosciuto c'hai 70.000 visualizzazioni. Dopo che mi hai conosciuto e visualizzazioni iscritti, dopo che mi hai conosciuto e che ti sei inventato. Come i Taud, ma che cazzo sono i Taud? Ma che cazzo so, vabbè senti, ma che è tutta sta roba qua? Perché io oggi voglio parlare dei guantoni, perché ci sono ancora guantoni. Sì, parlavo. Sì, perché mi nel tartassano 2020, quasi 2021 ancora chiedere sì, dei guantoni. Perché mi tartassano di domande addirittura molte volte idiote, perché ancora molti sono convinti che per esempio le once sono la misura del guantone. Sì. E poi non hanno ancora capito come si distingue un buon guantone da un brutto guantone, e voglio proprio fargli vedere la differenza delle cuciture, la sagomatura, tante cose che ne parleremo oggi in questo video in maniera più approfondita, al contrario dei tuoi video dove non ci si capisce un cazzo. Se lo dici te, lo dico io sì. Perciò montante sulla guardia, non voglio guai. Destro sinistro sulla guardia, non voglio guai. Montante gancio sulla guardia, non voglio guai. Sinistro destro sulla guardia. Ah. Ok, intanto questo, no, fermo. Questo è un buon guanto. Fermo, dobbiamo parlare dello sponsor di Foodspring, che però non è lo sponsor mio. Io gli rubo solo la roba a Cicalone. Ma m'hai è lo rubato, sponsor di Cicalone in cui. Infatti io non ve lo consiglio. Ladro. Per una questione dei soldi, ma perché lui lo uso e non lo no, paga. No, è perché lo uso, invece lo pago mortanguerieri. Infatti usate il link che troverete in descrizione e nei commenti. E nei commenti, che è quello di Simone, e anche il codice sconto di Simone, proprio perché dovete usarli tutti e due insieme per avere il massimo sconto. Sconto, passate attraverso il link e dopo la spesa usate il codice sconto di Simone, che è SimoneYT. E lui poi mi regala i prodotti, almeno, invece di pagarli. No, raga, veramente, sono buoni. Il porridge che lo potete mangiare in qualsiasi momento della giornata, pure la sera se vi viene fame. Anzi, fondamentale la sera, quando la sera vi viene quell'attacco bulimico, che andate in frigo e mangiate qualunque cosa trovate, pure un panetto di burro, vi fate una bella tazza di porridge. È proteico, è leggero, vi riempie ed è pure buono. È buono. Cioè, ancora che la gente dice, io pure pensavo che non era un granché, l'ho provato, è buono. Perché il porridge ha, diciamo, una provenienza molto anglosassone, no? Sì, non allora, siamo abituati. Siamo culturalmente siamo abituati, invece questa versione è facile da preparare, basta un po' d'acqua calda, una tazza e un mezzo minuto di tempo. E questi che me li sto a sfondare a tutti, i protein cookies. Questi sono buoni. Ogni cookies ha abbastanza buoni. Proteine per tenerti in forma e toglierti comunque uno sfizio. Sì, ma mi devi portare l'altri, perché se io adesso pubblicizzo Foodspring sul mio canale, tu mi devi riempire di roba. Oh. Ma che è una minaccia? Certo. Prima vediamo come va. Vabbè. Poi se va bene, ti regalo un altro biscotto. Metto qua. Un altro. Pacco. Mezzo biscotto. Vabbè. Parliamo dei guantoni, va. Allora, prima cosa da chiarire, ragazzi. I guantoni, le once, non sono le taglie. Va bene? Sono iniziamo. Il peso. È come se non dico... sono le taglie, le once, non sono le taglie. No, stanno a guardare tutti. Mi fanno un cazzo. E stanno a guardare pure i manichini. Ancora arrivano i messaggi, dici, senti, scusa, ho la mano piccola, ma se me lo prendo da 8 once. 8 once è da ragazzino, so questi sei, quelli 8 once. Sono 6, quelli che so. Le once non sono le taglie interne non c'entra niente con le once è l'imbottitura, è la pesantezza del guanto, mentre all'interno la taglia è unica. Poi ci sono marche, donna, bambino e dinosauro. Poi ci sono marche che c'hanno il che fanno la sagomatura interna del guantone leggermente più larga, altre che la fanno più calzante, e lì è un discorso soggettivo, ve li provate e decidete quale vi calza meglio per la vostra mano. Ma le once non sono le taglie, le once non sono le taglie. Abbiamo chiarito questo punto? Okay. Molto bene. Seconda cosa importante. C'è un'altra cosa importante, certo. Più di questa. E il disegno.
Ah, io voglio quello che ha la bandiera della Dispoli. No, vabbè, questa è una cosa. Io voglio quello con lo scheletro. Ti voglio ammazzare tutti. Non è il disegno che ti fa essere più forte. Non dai un pugno più forte se ci sta uno scheletro, se c'è un'esplosione, se c'è un lupo o se c'è un dinosauro. È come i tatuaggi, regà. Io so pieno dei tatuaggi e so una pippa. Cicalone non ce n'ha manco uno e è forte. La stessa cosa vale per i guantoni. Se c'hanno una bella grafica non vuol dire che è un buon guantone. Anzi, magari fa pure schifo. Dovete comprare il guantone per altre rifiniture. Per altre rifiniture, che cosa intendo? Imbottitura, rivestimento, rivestimento interno, sagomatura generale del guantone, cuciture, materiali e prese d'aria, il velcro pure. Vabbè, però andiamo per gradi. Iniziamo dalle cuciture, ragazzi. Come riconoscere un guantone buono da un guantone pessimo dalle cuciture? Allora, questo devi premettere che è un guanto che c'ha una cosa in più rispetto a tutti gli altri: i calzini da gaffa. No, questo c'ha inclusa la puzza di piedi. Ah, questa è inclusa dentro, quando lo compri, puzza dei piedi. Le cuciture sono importanti perché se un guanto c'ha un filo di cucitura, c'è la esterna e fatte male, è già indicativo della durabilità di un guanto. Un guanto probabilmente che ha queste cuciture si rompe dopo 2 giorni. La cucitura è indicativa come il materiale esterno, perché ci sono materiali sintetici buoni. Sicuramente il migliore è la pelle, si può dire, no? Il migliore che ha anche diverse qualità, e tipo poi, di pelle, modalità, certo, eccetera. Anche perché c'è la pelle del bufalo, c'è la pelle insomma conciata meglio, c'è la pelle conciata peggio, la pelle di chiappe. Però sicuramente tra guantoni de plastica c'è sta la plastica de merda e magari dei materiali sintetici un pochino più buoni, un pochino migliori. Prendi per esempio questo verde, dai, già un po' meglio, o sicuramente questi, almeno al tatto. Un buon guanto deve avere molte cuciture rivolte verso l'interno e non rivolte verso l'esterno. Questo è un ottimo guanto. Questo è pure un guanto che costa 140 euro, ma le cuciture di questo guanto qui sono cuciture di pregio. Infatti sono... rimane anche molto compatto. Se le cuciture sono fitte, strette, il guanto rimane compatto. Se invece le cuciture sono slargone, poi il guanto tende a essere, vedete, un po' slargato, un po' ammollato. Passiamo ora alla sagomatura. Alla sagomatura, ragazzi, il 90% dei guanti, l'80% dei guanti è prodotto in Pakistan sempre con la stessa sagomatura, che è questa. C'hanno un modello, strappano da quel modello e vengono questo tutti qui, così, belli piattoni davanti e il pollice che rientra in questa maniera. Questa è una classica sagomatura proprio del Pakistan. Se vedete questo qua o se vedete questo qua, guardate, sono uguali. Cambia solo la marca esterna e la grafica. Vediamo, questo è un po' più grosso, sono once diverse. Questo è 14 once, 16 once. Questi poi hanno degli innesti. Questo è 10. Quindi partiamo dal presupposto che la sagomatura è quella nella maggior parte dei casi, a meno che non andate, come appunto in questo caso, in un guanto un pochino diverso, più pregiato, oppure per esempio questi qua dell'Adidas, che sono certificati AIBA. Sono certificati AIBA, quindi questi qua possono essere usati per i match. A parte la morbidezza del guanto e ovviamente il materiale, ma ovviamente questo guanto qui ha una sagomatura diversa. Dopo la sagomatura io passerei alle imbottiture e quindi magari le once. Più il guanto è imbottito, più once ci sono, più ti protegge la mano. Più ti protegge la mano e soprattutto protegge magari il volto del vostro sparring partner. Però voi dovete sapere che la maggior parte degli infortuni, ragazzi, sono alla mano, non sono al viso. Non è che uno si spacca sempre il viso, la mano risente sempre perché colpisce colpendo tutte le piccole ossa della mano, non solo i tendini, eccetera. Avrete sempre qualche problema. Maggiore è l'imbottitura, migliore la protezione. Però c'è un però, che molti guantoni, anche se hanno tante once, quindi 14 o 16, hanno quella, la sagomatura di cui parlavamo prima, nella sezione laterale fina. Ok, vedete questa sezione per esempio qui come è fina? Andiamo a prendere invece per esempio uno Sting, che come vedete la sagomatura è diversa. Anche questo è certificato AIBA. E questo anche è certificato AIBA. Guardate la sezione laterale quanto è più spessa. Molto bene. Questi sono da 12 once per esempio. Questi qua invece 12 once pure queste. Quindi a parità di once, vedete la sezione laterale quanto è più spessa questa qui?
Ecco, questa sezione qui, guardate anche questa sicuramente, guardate questa che bella sezione pure che c'ha e guardate che belle cuciture che c'ha a differenza magari degli altri. La sezione laterale è da guardare, è da considerare, perché ovviamente una sezione laterale più spessa, indipendentemente dall'imbottitura, perché è come viene fatta quell'imbottitura dentro, ti protegge la mano, quindi sicuramente avrete sezioni laterali più grandi e quindi più protettive, avrete sezioni laterali più fine per avere magari un guanto sempre delle stesse once ma più performante. Dovete decidere voi se avere più protezione o essere più performanti, è una vostra scelta. Parlato del rivestimento esterno, delle cuciture, delle sagomature, io andrei a vedere sempre, quando compro un guantone vi consiglio di vedere anche la sagomatura del pollice. La sagomatura del pollice è importante perché sul pollice vi fate male, vi fate male parecchio. Vedete una buona sagomatura del pollice come va verso l'interno, ma soprattutto altra cosa, l'imbottitura e la linguetta. L'imbottitura, ecco, esatto, stavo proprio parlando della linguetta, perché altra cosa importantissima, andate a vedere la linguetta. Su un guanto standard molte volte, questo è anche un discreto guanto, la pelle non è male, su un guanto standard molte volte questa linguetta qui è di stoffa. Sicuramente avere una linguetta di pelle meglio, indice di qualità. Ora però questa linguetta molte volte varia anche di lunghezza, ci sono linguette più lunghe e quindi vi fanno aprire il pollice e fare male, linguette corte che sono sicuramente più protettive, perché non ti fanno staccare il pollice, non c'è il rischio di andare a impattare. Poi per esempio su alcuni guanti come questi, anche questi della Yokao, vedi, per esempio ci sono delle signor linguette, perché è tutto il pezzo fatto, cucito di pelle, sia da una parte che dall'altra. Quindi qui non abbiamo più una linguetta. Qui addirittura nell'interno. Qui addirittura all'interno. Ma questo è un buon guanto della Yokao. Finiamo con le ultime due cose, secondo me, molto importanti in un guanto, che sono... ce ne sta più di una. La reazione, il polso, le imbottiture del polso, il velcro e il materiale interno. Esatto. Ci sono, per esempio, guarda, questo vi faccio notare subito. Qui c'è un materiale, non è il massimo, vedi? È molto per far areare. Mentre qui, vedi, è microforato. Ancora meglio qui, vedi, fuori. Quello è microforato e de pelle. Questo sì, stiamo parlando, esatto, del materiale sintetico. Qui addirittura sintetico, fuori direttamente sulla pelle. Sul palmo. Esatto, così tu c'hai comunque la possibilità di far respirare la mano, perché non vi dimenticate che qui dentro la mano suda. Anche questi qua, marchio Aiba, questo è un guantone da 140 esatto, euro. Esatto, la cosa, vedete, migliore è sempre ci sono sul palmo una direttamente. Una foratura abbastanza abbondante che permetta comunque all'aria di uscire. Addirittura questi qua ce l'hanno proprio. Quindi sì, per farvi un esempio sempre nella scelta del guanto, questi qua non hanno fori di areazione per la mano. Questi qua addirittura ce l'hanno sul pollice, ce l'hanno, esatto, sulle dita interne, sul palmo e sul pollice. Altra cosa molto importante sono le protezioni al polso. Ovviamente è importante per cosa? Per i guanti in palestra, per lo sparring in palestra. Ci sono varie tagli sulle protezioni al polso, più piccole, leggermente più grandi, molto più grandi, sia le trovate sia dalla parte esterna che nella parte interna, ok? Questa per esempio non ce l'hanno quasi, per esempio questi qua da match non ce l'hanno, ma perché non è richiesta. Eccole qua, ci sono le protezioni aggiuntive. Questo è un guanto da Muay Thai, perciò questo è un guanto dove vai a parare anche determinati colpi di tibia in maniera diversa, esatto, e con l'esterno. Allora hai un determinato tipo di protezione anche diversa. Anche il velcro è molto importante, perché ci sono velcri buoni e velcri brutti. Anche perché apri e chiudi, si consuma e si rovina. Il materiale pure con cui è fatta la linguetta del velcro può essere sintetico, può essere di pelle, può essere più lungo, può essere più corto. Ci sono per esempio anche degli Adidas Hybrid 300, mi sembra che hanno la fascia elastica doppia linguetta, quindi considerate anche come è fatto la chiusura. È tra l'altro adesso Clayton Reyes ha fatto anche il sistema ibrido, sia lacci che velcro insieme. Addirittura? Sì, così se vuoi puoi sia rallacciare che mettere il velcro. Scusi, lei che cosa vuole? No, perché è arrivato il commesso. Volevo acquistare un guanto. Prendite quello che ti serve e vattene, perché noi c'è da fare qua. Questo? No, questo voglio. Oh! Che cos'è? Questo è illegale! Stai, questo voce fai lavorare. Vabbè, dai, ricordiamolo, stiamo al ring.
che ha aperto la nuova sede, questa qui, in via Palmiro Togliatti 1583, quindi non lo trovate più a stazione Tiburtina. Gli ho prestato i soldi io, perché non c'aveva una lira. Lui stava buttata alla stazione. Le lire non esistono più, le euro servono. Lui stava buttata alla stazione, gli ho dato i soldi io e gli ho fatto finalmente aprire un locale. Mi ha trovato sotto al ponte della stazione Tiburtina. Senti, io mi sono rotto le scatole, però faccio pubblicità a te a gratis, faccio pubblicità a lui a gratis, ma a me i soldi, ma quando mi date? Chiudiamo sto video. Chiudiamo sto video, dai, che te sta nervosì. La fodera interna, ragazzi, non ve lamentate che vi puzzano le mani e vi puzzano i guanti, perché se voi vi comprate i guanti con dentro con spugnone, con la fodera interna di merda, cioè di plastica, dei materiali veramente schifosi, è ovvio che poi sudate, vi puzza e vi puzza e pure il sudore rimane dentro. Guarda, ragazzi, questo, che l'ingresso non esce. Guarda questo, che l'ingresso del polso ce l'ha in pelle. La pelle è più facilmente lavabile, specie quando questo, sudate. Che materiale è questo? Che materiale è? Una buona pelle. Questo? Che materiale è? Questa è spugna di chiappe. Spugna di chiappe. Quindi considerate, quando comprate un guantone, anche il materiale di rivestimento interno. Senti qua. Questo è tutto sintetico. Questo, guarda, mi dà fastidio veramente solo a toccarlo. Questo è un guanto che è un bel, è ruffiano, perché ha una bella, un bel colore, bei colori, giallo, grigio, così bianco, protezione. Una bella grafica, le protezioni fighe. Dice, ammazza, basta, guarda, è bella protezione qua. Poi magari il materiale interno fa schifo e quindi non è un guanto da comprare. Se vi è piaciuto il video e volete fare il prossimo video su bendaggi, calzari, guantini da MMA, caschetti o quello che vi serve, ce lo scrivete nei commenti. Io mi vado a mangiare i cui sta full spring. Bravo fesso. Ciao. Ciao.